Namaste, io sono Ace the Brave, ben ritornati ad un altro episodio di Watch Dogs, una serie che vi sta piacendo molto. Sto pubblicando un bel po' di episodi tutti insieme, giusto per portarmi avanti, poi vedremo se farla diventare giornaliera oppure pubblico gli episodi quando vengono, vengono. Molto semplicemente, vediamo un po', l'ultima volta abbiamo attivato, se non sbaglio, vengo portato al nascondiglio più vicino, ho capito ogni volta che avvio il gioco. Questa è contratto da Fixer, raggiungi l'autista, la facciamo. Qua c'è la missione campagna e direi che qua c'è una missione che si chiama ricordi. Ci andiamo dopo a fare questa cosa. Intanto andiamo qua, non credo di avere macchine vicino, andiamo a controllare se non rubo una di queste. Possiamo arrestare pure la cosa. Ups, alla faccia se ho guidato. E un'altra cosa è, ho visto che c'è la possibilità di inserire le proprie canzoni. Ad esempio. Nell'ambito del progetto Chicago Città Ideale. E la risposta dei cittadini è nettamente positiva. E ora sentiamo cosa ne pensa la gente. È grandioso. Pago il biglietto via cellulare e so sempre che il treno è in orario. Quindi sì. Mi piace che sappia dove sono. E mi dica in tempo reale, è un borgo o altro. Mi dice anche, pensate, dove posso trovare un parcheggio. Confronta i prezzi. Così risparmia soldi, no? Non c'è affatto caso. Ci controllo. Sto facendo una gita intanto che ascolto. Sappiamo sempre dove mi trovo. Pronto per l'avvio dei tempi e per il medico. Beh, permette a me e mia moglie accedere e controllare il programma, capisce? Sì, una buona cosa, sì. L'amministrazione sostiene che il CTOS funziona. Che ha già fatto risparmiare. Ok, a quanto pare il CTOS è un buon sistema, ma c'è qualcosa che non, a quanto pare non funziona in qualche maniera. Il contratto è chiaro, devo trovare ed eliminare queste persone. Ok, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Dobbiamo trovare delle persone che sono. Neutralizza il bersaglio. Ho una macchina. Devo cercare di capire. Neutralizza a 200 metri da qua. Va bene. Adesso lo becchiamo. Andiamo ad andarci. Whee! Ok, vedo la macchina. Vediamo se riusciamo a colpirlo. Posso colpirlo in qualche maniera? Ho fatto anche il salto. Inseguitelo, inseguitelo! Dove te ne vai? Allora, intanto è a piedi. Ok, vediamo se riusciamo a beccarlo. Vai, 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 vai. Sono più veloce. Sono più veloce, sono più veloce, sono più veloce. Dai che ti becco. Preso. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Ottimo, io chiedo un momento di pausa e arrivo subito. Ok, rieccomi. Questa cosa si disattiva... Ok, così. Sì, scusate, mi è riuscita una lente a contatto. Vediamo, vediamo, vediamo cosa fare adesso. Vediamo cosa ci abbiamo qua vicino. Permesso. Ok, correre così attira tanti sospetti, a quanto pare. Vediamo un po' cos'è questa cosa qui. Cosa sarebbe questa lente qua? CTOS. C'entra qualcosa? Ah, vulnerabilità elevata, router d'accesso.
Criminale impostato, ma questa cosa qua cos'è? È un ripetitore. Ah, quindi mi si attiva automaticamente la missione? Vediamo un attimo se riusciamo a fare questa missione secondaria. Sappiamo che è qua intorno. Ok, il bersaglio dovrebbe essere vicino. Va bene, ci mancava un altro pacco. Va bene. Oh, aspetta un attimo. Non Ho un cambierò messaggio certo per te. idea. Peccato. Non sto scherzando. Vieni qua. Posso fargli esplodere le cose. Oppure fare così. Quindi abbiamo difeso la città. Questo lo possiamo disattivare. La pistola rimane là dov'è. Ok, metti via pure la pistola. Magari tirati giù anche la bandana, Ciccio. E qui abbiamo un hotspot da prendere. E poi vediamo di fare una missione campagna. Ma sì, andiamo un po' avanti a fare un paio di cose. Qua c'è la telecamera. Ci connettiamo all'hotspot che è il Phoebus Theater. Quindi conosciamo un po' di seleziona per la storia. Ah, ok, c'è la storia di Chicago. Devo dire che è una cosa molto carina, si impara anche qualcosa. Ed è quello la motivazione, insomma, per cui ho voluto fare questo gioco, oltre al fatto che appunto me l'avete regalato, ma anche il fatto che effettivamente aggiunge qualche meccanica particolare. A me piace farci una recensione quando ci faccio un let's play e imparare insieme tutti quanti questa cosa. Mi piacerebbe appunto imparare insieme a voi un bel po' di cose. Questo simbolo qua, che cos'è? Vediamolo sulla cartina. È un'indagine. Codice QR. Il codice QR è della realtà aumentata, ho capito. Trova una telecamera per eliminare tutte le sezioni di un codice QR. Quando i pezzi sono allineati, tieni premuto X per la scansione del codice e scarica il file audio nascosto. Trova tutti i 16 codici QR per sbloccare una missione speciale. Tra l'altro, ho visto che c'è un'applicazione per telefono. Ok, il codice QR è quello, tipo. No, non con la pistola, magari. Come faccio a scansionarlo? Che non mi ricordo, con la telecamera. Allora, un pezzo del codice QR tipo è qua. Devo allinearli? C'è un'altra telecamera in zona? C'è quella telecamera là. Se io guardo. Ok, da questa parte si vede il QR. Ed è allineato? Più o meno. C'è un'altra telecamera in questa zona, tipo quella? Da qua si vede meglio? No, da qua non si vede. Quindi vediamo un attimo di tornare in zona. Mi sa che mi sto allontanando. Era qui. Ok, non è questa telecamera. Ok, accesso abilitato. Come faccio a vedere? Dovrebbe esserci un'altra telecamera qua in zona. Forse questa si vede meglio. Eccolo. Codice QR. Scansione. Così ascoltiamo un po' cosa succede. Buono sapersi, capiamo qualcosina in più di DexSec e abbiamo insomma combinato qualcosa. Abbiamo Jiggles, appunto, che è questo. Recentemente visitato Las Vegas. Possiamo anche impostare la destinazione su un altro criminale, già che ci siamo. C'è anche un hotspot abbastanza vicino, relativamente vicino. Sì, lo raggiungiamo a piedi. Intanto andiamo anche sull'hotspot nuovo. Qua spegniamo un attimo. Bello, bella l'animazione. Qui c'è questo, quindi facciamo il check-in anche qua.
il May Stadium, ok, possiamo guardare la storia, mettete pure in pausa se volete leggere, così impariamo anche qualcosina di più, perché ho visto che molti stanno facendo il gameplay ma nessuno sta analizzando le cose in questa maniera come sto facendo io, quindi benvenuti insomma nel mio modo di vedere questo gioco. A parte che siete alla puntata 5, quindi ormai è un bel po'. Possibile vittima, eccolo là. Possibile carnefice, dov'è? Sembra quel ragazzo lì. Pensava che non avrei controllato. Un nome falso, una moglie. Che bugiardo. Beh, almeno le... Aspetta, ti prego. Vieni qua. Preso. Sarebbe stato più utile forse fermarlo prima. Ma può anche andare bene così. Qui vediamo ancora cosa c'è. Esploriamo un po' più o meno quello che abbiamo vicino. Qua abbiamo un pub, così vediamo anche come funzionano. Punto abilità ottenuto. Abbiamo fatto un livello e ce lo possiamo dare in... fai da te in hacking. In hacking cosa abbiamo? Controllo treni, bello. Batteria extra, batteria extra. E un altro punto invece lo possiamo dare in ponti. Dissuasori mobili. Dissuasori mobili mi piacciono quando abbiamo gli inseguimenti, così possiamo hackerare più cose. Qui vediamo un po' cosa possiamo fare. Possiamo comprare cosa? Che bello vederti. Ah, una birra. Oppure una sì, una birra. Vabbè. Non rompere niente, ok? Ma sì, beviamoci una birra. Intanto si sente gente che parla sia in italiano che in inglese. È venuta dal Texas ed è proprio come mi aspettavo. A cena mi ha fatto vedere. E quindi improvvisamente abbiamo la carica a quanto pare più lunga per il tipo il bullet time, sembra. Possiamo che cosa fare? Giocare alle slot machine. Proviamo a girarla. Giusto provare una volta, così vi faccio vedere un po' di robe. Io ovviamente vinco sempre perché posso hackerare qualunque cosa. Altre cose che possiamo fare qua dentro, a parte hackerare gente. No, va bene così. E questa blu cos'è? La slot machine? Sì, scommesse. Ottimo, abbiamo gioco in realtà aumentata, cash and run, bello. Bello, abbiamo mini giochi anche da fare. Gioco in realtà aumentata, cash and run. O se no andiamo direttamente, dov'è la missione campagna? No, c'era la... i ricordi, eccolo qua. Andiamo fin là adesso. Direi proprio di sì, e poi nel prossimo episodio vedremo di fare la missione campagna. Quindi prendiamo una bella macchina e andiamo fin là. Bello che la città, praticamente è più carino girarla a piedi a volte addirittura, perché si scoprono tante volte, almeno all'inizio. Adesso andremo in un posticino lontano, io sto appunto per... ho perso un'altra macchina però. Lo sto giocando abbastanza alla GTA in questa maniera. Musica? Possiamo comprare della musica? Stiamo attenti che non dobbiamo avvicinarci troppo per problemi. Fermi tutti. Arresta, intanto la telecamera si è spenta di nuovo purtroppo. Ah, devo sistemare bene la batteria perché non riesco a farla caricare mentre... No, non sta a chiamare la polizia. No. Un nuovo veicolo disponibile tra l'altro. Sì, la webcam in realtà è la mia GoPro esterna. E il discorso è che però non riesco a caricarla tanto bene. Quindi, vabbè, mi verrà in mente come fare. Ok, appunto, ritorno sul discorso di prima. Sto analizzando un po' le cose di questo gioco. Appunto, non mi interessa farvi vedere una grafica gigantesca, mi interessa che si capisca più che altro. Abbiamo un crimine rilevato, però non mi interessa per adesso, quindi vengono a caso queste qua man mano. E quello appunto che voglio analizzare è più che altro
vedendo anche le recensioni, il gioco o piace tantissimo oppure non piace per niente. So che ha avuto, c'è un filmato del, un video del Dottor Game che spiega esattamente cosa è successo per l'uscita di questo gioco, perché doveva uscire contemporaneamente a Assassin's Creed 4, però è della Ubisoft e quindi avrebbe fatto conflitto commerciale, ma non è un, è una trovata commerciale, ma semplicemente perché la Ubisoft è un'azienda. Quindi qua non siamo connessi col CTOS. Buono sapersi. Eventualmente troveremo l'antenna da qualche parte. E quello che dicevo, appunto, questo gioco, al di là del fatto che c'è stato questo escamotage per guadagnare un po' di più, e io credo sia giusto da un certo punto di, dal punto di vista aziendale, diciamo, della Ubisoft, aver ritardato l'uscita di questo. Io avrei fatto ritardare piuttosto Assassin's Creed 4. Però, vabbè, sono gusti e non cambia niente. La cosa che voglio cercare di analizzare con voi, però, in questi episodi è la dinamica di gioco e soprattutto la storia del gioco e tutte quante le sfaccettature che potrebbe avere, che secondo me sono molto, molto, molto belle, insomma. Qui abbiamo una croce. È il luogo dell'incidente, questo? Eh sì, mi sa proprio di sì. Con questo effetto tutto scattoso che mi piace, con quei difetti che vengono sopra. E man mano dovrebbero aggiungersi i ricordi. Questo è Maurice. Che è furbo, che non è neanche venuto col casco. Qua c'è Elena Pierce, quindi la tomba. Della nipotina, quindi. Ok, questo è un altro modo, insomma, per rivedere questa cosa. Questa credo sia... Ok, non mi mostra nient'altro, credo sia un ricordo anche appunto di questa cosa. Ma è un altro punticino, insomma. Tra l'altro qua mi fa vedere il tunnel, tra le varie cose. E qua abbiamo un po' di hotspot che vedo... Se zoom un po' di più, abbiamo giochi in città scommesse e trip digitali. Spacciatori di trip digitali. Possiamo provare a farci un salto. Quindi riprendiamo la nostra macchinina, che sembra molto una mascara, vi dirò. Io devo spegnere la musica ogni volta, perché se non parte copyright ovunque. E questa macchina veramente è buona da guidare, finalmente. Più che altro perché è simile a una mascara. Quasi quasi la faccio rossa e vado in giro con la mascara. Cos'è quella freccia che è apparsa da sopra? Ah, ok, è la freccia di direzionale. Andiamo un po'. Andiamo di qua. Non posso andare dritto, ovviamente, ma... Tra l'altro non so se l'ho già detto, ma Chicago o Chicago... È una città che vorrei tanto visitare in America, forse la città che vorrei visitare di più in assoluto, addirittura più di New York, perché oltre a piacermi proprio come cosa, è una città fondamentalmente vecchia, non è troppo nuova e ve lo dico, vecchia dal punto di vista urbanistico, facciamo così. Per essere americana, le città americane sono tutte nuove e a confronto delle città europee che sono di centinaia di anni o addirittura di millenni, le città americane sono molto più giovani, però Chicago è una città organizzata molto bene, devo dire, e mi affascina appunto questo aspetto, perché l'ho studiata parecchio anche in urbanistica stessa. Veniamo un attimo, siamo a 400 metri dall'ultima cosa che facciamo in questo episodio e poi vedremo di nel prossimo dedicarci a un'altra missione storia. Ah, tra l'altro ditemi se vi piace un po' questa maniera che ho di affrontare la cosa, esprimetevi appunto mettendo mi piace qua sotto e condividendo il video, condividendo questa serie e soprattutto avvisando la gente che ho cambiato un po' il setup della cosa. Cercherò di avvisarlo anch'io perché c'è qualcuno che ha visto il primo episodio e ha detto lagga e basta, non ha più visto nient'altro. Qui abbiamo lo spacciatore, che dov'è per la precisione? Sei tu? Hai provato un trip digitale?
Vorrei provarlo. Questi sono i trip digitali. Meraviglie che usano le onde sonore per imburrarti il cervello e sballare la realtà. Dai, provane uno e scopri cosa c'è oltre lo specchio. Proviamo. È appena arrivata dell'ottima merce. Proviamone uno, psychedelic. Vuoi sballarti? Ho quello che fa per te. Prova il trip digitale psychedelic. Scopri il potere dei fiori. Scopri il potere dei fiori. Che ne dici di un bel viaggio? Si avvia, quindi parte la... Attraverso tutti gli anelli per ottenere un punteggio migliore. Ma che figata! Ci sono i trip musicali. Oddio, questo sta scattando tantissimo. Aiuto, 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 aiuto. Aiuto! Cosa sta succedendo? Ok, andiamo di qua. Su, 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 su. Ah, quindi sono proprio cose... droga musicale, praticamente. Andiamo là in fondo. Ok, questi non sono così curati. Non sono così curati, ma possiamo anche svegliarci direttamente. Questa cosa era giusto per provarla. È una cosa divertente, però è veramente da cazzeggio totale. Ok, abbiamo provato anche questa cosa. Scattosissima, ma molto carina e divertente. Potremmo farci qualche viaggetto magari a tempo perso. E direi che con questo è tutto. Vediamo di attivare giusto un altro hotspot che è proprio qua vicino. E ci vediamo al prossimo episodio, dove comincio ad andare verso effettivamente la... Vediamo. Dov'è l'hotspot? Eccolo qua. Questo è il Tickle Shop. Cinquina, 5 cecchine, te ne mancano ancora tanti. Ok, un piccolo... cosa il Tickle Shop è questo. Con questo vi lascio e ci vediamo quindi al prossimo episodio di questo Let's Play Watch Dogs. Io sono Ace the Brave e come al solito Namaste and be brave!